Buongiorno a tutti, ho raccolto molto volentieri l'invito di Sergio Sernia a relazionare in questo seminario distrettuale che è dedicato alle nuove generazioni, il Rotary per i giovani, e sono temi che mi interessano sia quale rotariana. Io sono rotariana da quasi 20 anni, già presidente di un club, del club Rotary di Massafra, sia per le mie caratteristiche di sensibilità personale, sia perché sono temi che toccano la mia attività professionale, essendo io presidente di un tribunale per i minorenni ormai da 6 anni. E qui gli spunti di riflessione sono veramente tanti. Chi mi ha preceduta ha toccato alcuni temi che fanno parte del nostro lavoro quotidiano, delle nostre considerazioni e delle nostre riflessioni. Si è fatto riferimento alle varie forme di disagio giovanile, le nuove problematiche che riguardano le nuove generazioni, a tutte le azioni che mette in campo il Rotary a sostegno delle nuove generazioni per potenziare quelle che sono le loro possibilità, nella piena consapevolezza che i ragazzi sono il nostro futuro, sono la nuova classe dirigente, dovrebbero essere il meglio di noi, dovremmo cercare di potenziare anche la loro capacità di scegliere, di fare delle scelte consapevoli sul loro futuro professionale, oltre che sul loro futuro come cittadini responsabili. Insomma, vorrei parlare di tante cose, ma non lo farò perché mi sono stati attribuiti i classici 20 minuti e devo parlare invece di questo progetto distrettuale che Sergio Sernia ha voluto affidarmi come coordinamento, a cui tengo molto e che si innesta perfettamente nelle linee di azione del Rotary. E mi viene subito da pensare che la progettualità che abbiamo messo in campo è un po' in segno di continuità anche con un congresso bellissimo che si è tenuto a Taranto, il congresso internazionale sulla maternità e sull'infanzia nell'aprile del 2018, organizzato egregiamente da Gianni Lanzillotti. E quindi sto parlando di un evento che si è tenuto a Taranto un anno e mezzo fa e che ha gettato le basi poi a tutta la progettualità futura. Bene, oggi noi parliamo di giovani, parliamo di nuove generazioni. Prima ancora di entrare nel dettaglio del progetto che abbiamo varato e che spetta a ciascuno di noi e ciascuno di coloro che sono presenti in quest'aula vuoi portare avanti, perché ogni progettualità rotariana poi deve diventare operativa e deve dare dei riscontri nella società e quindi a ognuno di noi nei suoi vari ruoli, anche quello, il compito e l'obbligo morale di fare tutto quanto è necessario per portare a segno questa progettualità. Dicevo, prima di parlarvi del vostro progetto, però vi voglio parlare di una generazione particolare, di ragazzi particolari, sono i minori stranieri non accompagnati. Vediamo di conoscerli un po' più da vicino, perché sono ragazzi che vivono nelle nostre città, nei nostri paesi, sono ragazzi che ormai siamo abituati a incontrare nelle nostre strade quando passeggiamo nelle nostre città, soprattutto negli ultimi 5 anni, quando sono arrivati i flussi di immigrati. Intanto vengono indicati con questo acronimo MNSA, minori stranieri non accompagnati, e questa dizione significa che si tratta di ragazzi che giungono in Italia senza figure parentali o senza figure adulte familiari di riferimento. Sono ragazzi che vengono mandati nel nostro paese e affrontano il viaggio da soli. Gli arrivi sono continui. Io credo che tutti noi che siamo presenti qui in quest'aula ci dobbiamo approcciare a questo tema al di fuori di ogni strumentalizzazione di tipo politico, peggio ancora razziale. Io so benissimo
che il tema dell'immigrazione è un tema molto sensibile, anche perché negli ultimi anni nel nostro paese è diventato scontro anche di divergenze politiche. Dimentichiamoci di tutto questo e cerchiamo di valorizzare la presenza di questi ragazzi in Italia come una risorsa da più punti di vista. Intanto mi preme dire che c'è una grandissima attenzione da parte del legislatore italiano, ma anche dal legislatore europeo, verso questi ragazzi. Si tratta di adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni, però spesso arrivano nel nostro paese anche ragazzi molto più piccoli, voglio dire bambini. A Taranto sono arrivati anche bambini di 7-8 anni da soli sui barconi, i cosiddetti barconi della morte. E perché c'è tanta attenzione da parte del legislatore italiano ed europeo? Perché si tratta di soggetti particolarmente fragili. Se i nostri adolescenti sono persone che hanno determinate fragilità, tutti noi siamo genitori o siamo stati genitori di figli adolescenti, sappiamo quali sono le difficoltà della crescita nell'affrontare il percorso di vita, per questi ragazzi a queste fragilità tipiche dell'età se ne aggiungono altre. Intanto perché si trovano nel nostro paese senza avere al fianco un familiare che possa rappresentarli legalmente e fare i loro interessi. Poi perché si trovano in un paese che è per loro sconosciuto, per abitudini culturali, per la lingua, ma anche per le cose più banali, per l'alimentazione ad esempio, perché molti ragazzi provenienti dai paesi musulmani non mangiano i nostri cibi, ovvero non vogliono mangiare alcuni dei nostri cibi. Ma poi soprattutto sono fragili perché all'arrivo nel nostro paese presentano un disagio psicologico ed un quadro pluritraumatico. Vedete, noi attraverso l'ascolto di questi ragazzi ci rendiamo conto veramente del fatto che spesso fuggono dalle guerre, dalla povertà, spesso sono stati vittime nel loro paese o durante il viaggio di abusi sessuali, di mutilazioni, di persecuzioni etniche o religiose. E poi hanno subito la fatica del viaggio, che a volte è iniziato molti mesi prima che arrivassero sulle nostre coste. Un viaggio in cui essi stessi hanno rischiato di perdere la vita ed un viaggio in cui spesso hanno visto morire i loro familiari o altri amici. All'arrivo nel nostro paese questi ragazzi vengono inseriti in comunità educative dove possono fruire immediatamente sia di un sostegno psicologico sia di un mediatore linguistico e di un mediatore culturale che conosca bene il paese di provenienza di questi ragazzi e possa facilitarne l'inserimento nelle nostre realtà territoriali. Per questi ragazzi subito dopo viene fatto un percorso di alfabetizzazione, perché la conoscenza della nostra lingua è la prima forma di integrazione sul nostro territorio. Da dove vengono questi ragazzi? Vengono prevalentemente dai paesi del Nord Africa, l'Egitto soprattutto, l'Eritrea, la Somalia, la Nigeria, ma vengono anche da paesi come l'Afghanistan, l'Uganda, il Ghana, la Siria, la Guinea. Sono prevalentemente di sesso maschile, dicevo, di età compresa in gran parte tra i 13 e i 17 anni, e ci sono anche molte ragazze. Quasi tutte le ragazze sono vittime di tratta internazionale per lo sfruttamento della prostituzione. E per loro il nostro legislatore ha previsto un percorso di presa in carico e di accoglienza ancora più specifico. Vi do un po' di numeri per capire la consistenza del fenomeno. Nel triennio 2016-2019 sono arrivati in Puglia più di 2.000 ragazzi minori stranieri non accompagnati. E quindi la Puglia, dopo la regione Sicilia e la regione Lombardia, si colloca al terzo posto per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. In Puglia, soprattutto Taranto, è diventata città di accoglienza dei minori stranieri perché molti di voi forse sanno che dal 2016 è stato aperto un hotspot nell'area portuale
che ospita sia i minori stranieri che gli adulti stranieri. La tutela di questi ragazzi richiede delle competenze multidisciplinari. Noi come autorità giudiziaria minorile siamo delegati per legge a occuparci della loro tutela, ma insieme a noi lo fanno anche le autorità amministrative, in primis la questura che fa tutte le operazioni di identificazione quando arrivano sul nostro territorio, le prefetture, le ASL che si prendono in carico, le prendono in carico per quanto riguarda la tutela sanitaria, le vaccinazioni e quant'altro, ma di minori stranieri non accompagnati si occupa soprattutto il Garante nazionale e regionale dell'infanzia, l'UNICEF, Save the Children. E quindi, come vedete, esiste sui vari territori una rete interistituzionale. Noi abbiamo un tavolo tecnico aperto presso la prefettura di Taranto, ma so che ce ne sono anche in altre realtà territoriali, dove periodicamente si discute sia dei singoli casi di ragazzi che presentano delle problematiche particolari, sia si cerca di migliorare la forma di tutela. Vedete, attraverso gli ascolti di questi ragazzi noi ci rendiamo conto di quelle che sono le loro esigenze, ma anche i loro desideri e i loro obiettivi. Non tutti vengono in Italia perché vogliono rimanere nel nostro paese, perché nella loro mentalità i paesi del nord Europa sono quelli che ospitano meglio, e forse da certi punti di vista sicuramente è così. Per molti di loro il nostro paese è soltanto un paese di transito, perché vogliono poi ricollegarsi o a familiari o a gruppi amicali che si trovano in altre regioni d'Italia oppure in altri paesi europei. Dicevo, esiste un apparato normativo di grandissima garanzia per i minori stranieri non accompagnati. Innanzitutto c'è la maglia carta dei diritti dell'infanzia, la Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, siglata a New York nell'89, che già parlava di minori stranieri non accompagnati. Ma la prima volta questa dizione è stata utilizzata dal legislatore italiano nella famosa legge Bossi-Fini, che ormai ha più di 20 anni di applicazione, una legge del 98. E già la legge Bossi-Fini poneva dei principi di garanzia e di tutela di questi ragazzi, perché prevedeva il divieto di respingimento ed il divieto di espulsione. Quindi questo è un principio che poi si è tramandato dalla legge Bossi-Fini fino ai nostri giorni. La prima legge organica che c'è stata nel nostro paese invece è un decreto legislativo, il 142/2015, che ha applicato in Italia due direttive europee del 2013. E poi c'è invece la legge Zampa, di cui probabilmente molti di voi, almeno i giuristi, hanno sentito parlare, che è un po' diciamo lo statuto dei minori stranieri non accompagnati nel nostro paese. Legge Zampa porta il nome dalla relatrice in sede parlamentare, che pone all'articolo 1 un principio di grandissima civiltà, che noi interpreti, noi giudici minorili, cerchiamo anche di applicare quotidianamente come principio di sistema. Che cosa dice l'articolo 1 della legge Zampa? Dice che i minori stranieri non accompagnati sono parificati ai minori italiani e ai minori europei. Questo può sembrare una banalità, ma in realtà non è affatto una banalità, perché il legislatore ci sta dicendo: laddove nella normativa che segue la legge Zampa c'è sfuggito qualcosa in termini di tutela di questi ragazzi, sappiate che non potete escludere i minori stranieri da quelli che sono i diritti e le garanzie che invece sono affermati per i nostri figli, per i ragazzi italiani. E questo è un principio che vale anche a connotare la legislazione italiana sui minori stranieri non accompagnati ai massimi livelli anche nel panorama europeo. Non vi voglio annoiare dicendo quali sono i diritti che afferma la legge Zampa, mi soffermo solo su alcune cose, a parte l'articolo 1, alcune cose invece che ci tornano utili per capire anche l'importanza del progetto rotariano. La legge Zampa disciplina un po' le varie fasi di accoglienza, la scolarizzazione, l'alfabetizzazione,
l'accertamento dell'età, perché molti di questi ragazzi si fingono di essere, ci dichiarano di essere minorenni quando non lo sono, proprio per sfuggire all'espulsione, al respingimento, eccetera, eccetera. Però le norme che qui ci tornano utili sono soprattutto quelle relative al diritto all'ascolto, dove per la prima volta questi ragazzi si parla di loro appunto come soggetti di diritti, e poi soprattutto l'articolo 11 della legge Zampa, che prevede la figura del tutore legale volontario e attribuisce una competenza esclusiva per la nomina del tutore per la gestione della tutela proprio ai giudici minorili. Chi è il tutore legale? Il tutore legale, dico dell'ovvietà per i giuristi che sono presenti, però per tutti gli altri può essere un elemento di chiarezza. Il tutore legale non è altro che il rappresentante legale del minore, che in Italia è privo appunto di una figura familiare. Quindi il tutore legale è una figura di rappresentanza e di sostegno e esercita il suo mandato per la difesa dei diritti di questi ragazzi. La legge dice: il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i suoi compiti in conformità del principio che è immanente a tutto il diritto minorile del superiore interesse del minore. Non possono essere nominati tutori individui e organizzazioni i cui interessi siano in contrasto anche potenziale con quello delle persone di minore età. Quindi nell'individuare e nel nominare il tutore legale, il giudice deve tener conto di un soggetto che si ponga in posizione di terzietà. Ecco perché per esempio non possono essere nominati tutori i responsabili delle comunità educative dove i ragazzi stanno, oppure gli operatori delle comunità, perché è evidente che se il ragazzo ha da lamentare anche dei problemi in ordine al trattamento o ai servizi offerti dalla struttura, questo soggetto non offre sufficienti garanzie. E inoltre deve essere una persona in grado di approcciarsi alle tematiche delle immigrazioni, che sono sostanzialmente, come dicevo prima, esigenze di tipo multiculturale, psicologico, affettivo. Chi esercita il ruolo di tutore deve fare le veci del genitore del minore che in quel momento è assente. L'affiancamento di un tutore legale per ognuno di questi ragazzi ha un significato profondissimo. Io dico che per questi ragazzi la figura del tutore è attraverso il tutore che loro conoscono il nostro paese, perché una delle prime persone che va all'interno delle comunità educative ha un colloquio con il ragazzo a mezzo del mediatore culturale e linguistico e fa una prima fotografia di quelle che sono le esigenze, ma anche i traumi vissuti dal minore, e se ne fa mediatore verso l'autorità giudiziaria. E i tutori vengono inseriti in un elenco che è tenuto presso ogni tribunale per i minorenni, e per ogni tutore il garante nazionale dell'infanzia, che in questo momento è rappresentato da una collega magistrato, la dottoressa Filomena Albano, si è preso l'onere di provvedere alla formazione dei tutori, alla formazione specifica dei tutori attraverso i garanti regionali. Noi in Puglia abbiamo un garante regionale dell'infanzia che si occupa di tante cose, anche dei temi di cui ho parlato all'inizio del mio intervento, ma si occupa anche della formazione dei tutori per i minori stranieri non accompagnati. E voglio qui riconoscere anche il merito del dottor Ludovico Abbaticchio, e questo è il nome del garante regionale dell'infanzia per la Puglia, che è un medico, persona di grande sensibilità, che si è fatta anche promotore presso la regione Puglia di una legge regionale che mira a riconoscere ai tutori legali anche una copertura assicurativa, la possibilità di poter ottenere dei permessi di lavoro dal luogo di lavoro, tutto nell'ottica appunto di favorire la disponibilità.
Bene, detto questo, in generale su chi sono questi ragazzi che noi professionalmente tuteliamo e che insomma ho fatto un tentativo per farveli conoscere meglio, e voglio parlarvi più nello specifico di quelle che sono le linee di azione, la progettualità del Rotary. Il progetto si chiama proprio tutoraggio di minori stranieri non accompagnati, e noi ci siamo sentiti già diversi mesi fa con il governatore perché riteniamo che la raccolta di disponibilità a svolgere il ruolo di tutore in un contesto rotariano sia assolutamente conferente con quelli che sono i principi di azione e le finalità del Rotary, improntato alla solidarietà. Proprio per quello che diceva prima il governatore nella sua relazione introduttiva, se l'azione del Rotary ha una finalità tout court solidaristica e di sostegno anche alle nuove generazioni, proprio di questo stiamo parlando. Quindi è una linea, un obiettivo perfettamente conferente a quelle che sono le azioni rotariane del nostro distretto. Quindi il progetto, per dirlo in maniera semplice, mira a selezionare all'interno dei singoli club rotari, all'interno dei soci rotariani e perché no anche all'interno delle famiglie dei soci rotariani, delle figure di persone adulte che vogliano prendere, vogliono sposare diciamo la causa dei minori stranieri e diventarne loro tutori. La legge Zampa prevede che ogni tutore inserito nei nostri elenchi non possa occuparsi più di 3 minori stranieri, e questa limitazione ha una sua ragione che è intuibile da parte di tutti, perché la legge vuole favorire quasi un rapporto personale tra un adulto ed un minore straniero e quindi dare maggiore garanzia che poi quel ragazzo venga effettivamente seguito. Da questo che cosa consegue? Che nei momenti di maggiori afflussi sui nostri territori noi andiamo un po' in tilt, come si dice, nel senso che abbiamo un numero di tutori che non è sufficiente poi al fabbisogno delle varie nomine, e quindi a volte siamo costretti anche ad attribuire il quarto ragazzo allo stesso tutore, cosa che un po' contrasta con le indicazioni della legge Zampa e anche con la finalità. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di potenziare questo elenco dei tutori. Vi voglio dare delle notazioni sempre di carattere pratico per cercare di essere quanto più possibile operativi. All'interno del distretto presieduto da Sergio Sernia ci sono 4 tribunali per i minorenni: c'è Bari, c'è Lecce, c'è Taranto e c'è il tribunale per i minorenni di Potenza. Siccome qui siamo nell'ambito di un seminario distrettuale, è bene dirle queste cose, perché ogni tribunale poi c'ha, per i minorenni c'ha la competenza sul suo territorio. Quindi se ci sono tra voi persone che non risiedono nel territorio di Lecce o di Taranto, è giusto anche che sappiano che si possono rivolgere ai tribunali di competenza, che ripeto sono Potenza, Bari, Taranto e Lecce. Rivolgersi offrendo la propria disponibilità o quella di amici o quella di parenti, non ci vogliono formalità particolari o caratteristiche particolari per svolgere il ruolo di tutore, basta essere dei soggetti adulti. Noi vediamo spesso nella pratica quotidiana che le persone che hanno a casa dei figli adolescenti o comunque giovani hanno una predisposizione in più ad occuparsi di questi ragazzi, anche perché i nostri figli adolescenti, i nostri figli ragazzi, quelli più pochi purtroppo che ancora vivono nella famiglia di origine, non sono fuori per studio o per lavoro, sono un veicolo eccezionale di mediazione culturale, perché noi adulti abbiamo maggiori incostrazioni, non voglio dire ideologiche, ma forse siamo meno pronti e recettivi
verso i ragazzi stranieri, verso quelli che sono le loro esigenze. Quindi non ci vogliono particolari titoli di studi, noi abbiamo nei nostri registri anche insegnanti che sono appena andati in pensione, bancari, ma anche donne casalinghe. Voglio dire, non è questo quello che occorre, né occorre conoscere necessariamente la lingua inglese, che è la lingua nella quale si esprimono molti di questi ragazzi, perché nelle strutture di accoglienza dove sono collocati c'è sempre la presenza di un mediatore linguistico e culturale, senza dire che i ragazzi che si fermano un po' più di tempo imparano prestissimo la lingua italiana, perché fanno questo progetto di alfabetizzazione. Niente, la nomina dei tutori la fa poi il Tribunale per i minorenni, e l'unica cosa che noi chiediamo è, dopo il primo contatto con i ragazzi, di farci una breve relazione per farci capire il paese di provenienza, vabbè, che già risulta dagli atti, qual è il suo quadro psicologico, quali sono i suoi obiettivi anche nel rimanere nel nostro paese, perché come dicevo prima molti ragazzi stanno da noi soltanto come paese di transito. Una cosa che mi ha molto meravigliata nei primi anni che ho conosciuto un po' meglio questo mondo è che anche nei paesi africani, anche nei paesi connotati da guerre, da lotte razziali, i ragazzi riescono a mantenere i contatti con le loro famiglie biologiche attraverso i social. Ecco, in Afghanistan, in Siria, i ragazzi si collegano su Skype con i loro genitori, quindi il legame con il loro paese di provenienza non sono mai recisi, e le loro storie di vita sono, per me, per noi giudici minorili, una fonte di arricchimento continuo, perché stiamo parlando di ragazzi che hanno già di per sé delle risorse, che vengono nel nostro paese molte volte perché vogliono acquisire un titolo di studi da mettere poi a frutto nel loro paese di provenienza, quindi con l'obiettivo di tornare. Per esempio, una cosa che ho scoperto è che agli egiziani piace moltissimo fare i corsi di cucito, perché lì molti egiziani, poi ci sono ancora queste botteghe, queste sartorie nelle città, e i ragazzi vogliono imparare questo lavoro, così come sono molto interessate ai corsi di informatica. Ecco, il contatto diretto con questi ragazzi ci apre un mondo su quelli che sono anche i loro obiettivi. È inutile dire che molti di questi ragazzi hanno anche grandissime capacità di impegno e di intellettive, e noi per qualcuno di loro abbiamo anche favorito il percorso universitario. Sono storie di vita bellissime, anche per quello che dirò da qui a un momento, in ordine all'affidamento familiare, perché molti di questi ragazzi poi sono stati inseriti, non tutti, perché non tutti vogliono fare questa esperienza, in famiglie di Taranto che hanno provveduto a mantenerli negli studi, negli studi universitari, stanno per laurearsi. Ci sono delle famiglie dove l'integrazione non è più uno slogan, ma è una realtà concreta, in cui convivono figli biologici e minori stranieri, per i quali abbiamo fatto magari 2-3 anni fa un provvedimento di affidamento familiare che poi si è trasformato in adozione. Quindi il mio invito per questa prima parte del progetto è proprio quello di voler favorire, di volerci dare la vostra disponibilità, ma anche di discutere di questi temi nella vostra compagine familiare, perché ebbene, ben venga insomma che emergano delle candidature, tra virgolette, anche di persone appartenenti al proprio nucleo familiare. So, mi diceva Sergio, che già in questa sede ci sarà, non so se è stato istituito un registro per chi vuole dare la sua disponibilità a svolgere questo ruolo,
è una cosa che ci stiamo sforzando di fare nei vari club. Il progetto è partito come progetto pilota nel club di Ginosa, la terza, vedo qui Sandro Leccese che ringrazio per aver tenuto a battesimo questo progetto, e naturalmente siamo tutti, io personalmente rimango a disposizione per chi vuole prendere informazioni e quant'altro. Una cosa che non vi ho detto, ma cerco di integrarla adesso, è che dopo l'entrata in vigore della legge Zampa occorre fare questo corso di formazione per svolgere il ruolo di tutore. Qui voglio essere chiara, nel senso che se noi già oggi o nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, riusciamo ad acquisire delle disponibilità, noi possiamo già inserirvi negli elenchi dei tutori, fermo restando che poi in un secondo momento bisogna fare questo corso di formazione. Io anche su questa mi sono sentita con il garante Abbaticchio, che ha concluso nell'autunno del 2019 il primo corso di formazione a Bari, e l'idea è di fare una formazione itinerante che possa andare nei territori, nelle diverse province della Puglia, proprio per favorire la partecipazione. Questa formazione non è niente di impegnativo, non vi spaventate, nel senso che si tratta di 20 o 30 ore, adesso non ricordo, in cui vengono dei docenti a parlarvi dei temi di cui vi ho accennato io in maniera molto sommaria. Ecco, chi sono questi ragazzi, paesi di provenienza, cioè voglio dire, non è niente, non si conclude con nessuno esame, serve soltanto a rendere maggiormente edotti chi si accinge, chi si approccia a questo tema, a saperne di più. E poi una seconda linea di azione all'interno del progetto rotariano che mi sta molto a cuore, Sergio lo sa, è quello dell'affidamento familiare, perché uno dei principi della legge Zampa è proprio quello di voler favorire l'affidamento di questi ragazzi alle famiglie. Dico meglio, la legge prevede in via prioritaria il collocamento presso le famiglie e in via, diciamo, subordinata la permanenza di questi ragazzi nelle comunità educative. La legge Zampa è di aprile 2017. Noi a Taranto già nell'estate del 2016 abbiamo varato un progetto che io ho voluto fortemente, che si chiama Ti prendo in affido, che vede come noi protagonisti noi giudici minorili, ma anche la diocesi di Taranto, il vescovo Santoro, che ha raccolto subito questo appello, ha diramato il progetto in tutte le parrocchie della sua circoscrizione, e i servizi sociali di Taranto. In che cosa consiste questo progetto? Noi reperiamo sempre, siamo sempre alla ricerca di famiglie che si rendono disponibili ad ospitare in casa questi ragazzi. Questa cosa non deve assolutamente spaventare, nel senso che noi andiamo poi a selezionare i ragazzi che possono essere inseriti nelle famiglie, i ragazzi stranieri che possono essere inseriti nelle famiglie. Non tutti loro ci danno la disponibilità, proprio perché, come dicevo prima, è fortemente radicato questo sentimento e questo legame con le famiglie biologiche. Però i ragazzi che hanno fatto un periodo adeguato di osservazione all'interno delle strutture, che noi riteniamo che siano pronti per avere rapporti con una famiglia del territorio, quelli li avviamo. È un percorso non semplice, io voglio essere chiara, perché le difficoltà sono tante e sono connesse proprio al fatto per i ragazzi di trovarsi in un paese che non conoscono, di cui non conoscono le tradizioni, e quindi il percorso è molto difficile. Ma ugualmente difficile il percorso nella prospettiva delle famiglie affidatarie, che noi seguiamo poi nel tempo e non abbandoniamo assolutamente. Molte di loro ci chiedono di interrompere il percorso, noi cerchiamo di evitare questo stop, e quindi le valutazioni le facciamo in maniera ragionata a monte. Però il percorso è difficile.
laddove viene portato a successo è una grandissima soddisfazione per noi che ci lavoriamo quotidianamente, per i ragazzi e anche per le famiglie, perché ci sono esempi di grandissima integrazione. Noi a Taranto abbiamo famiglie con figli biologici, con figli adottivi, adottati con l'adozione internazionale, e con minori stranieri non accompagnati in affidamento. E questo ci gratifica poi di tanti sforzi e di tante difficoltà. Naturalmente questo progetto per l'affidamento familiare, quindi anche qui vi invito ad informarvi, a volerne conoscere di più da dove c'è interesse. Però i soci rotariani, i rotariani possono fare anche di più, possono fare anche qualcosa di diverso, quale per esempio interessarsi di questi ragazzi, andarli a trovare nelle strutture che insistono nel territorio di loro residenza, uscire una sera per mangiarsi una pizza, invitarli a pranzo una domenica a casa. Ecco, sono tutte forme di accoglienza, se volete minime, che però fanno del nostro popolo, dell'Italia, un paese che sa accogliere. E il rapporto con i ragazzi stranieri è incredibile, nel senso che spesso ci danno molto di più di quanto noi diamo a loro. Quindi il mio messaggio è questo, di riflettere anche sulla possibilità di poter conoscere meglio questi ragazzi, anche per superare quelli che sono i pregiudizi che purtroppo connotano tutta la tematica. Io vi lascio, non voglio andare oltre, vedo che il display segna che il mio tempo è scaduto già da molto. Vi voglio lasciare con due frasi del CISMAI, che è il Comitato Nazionale per il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, perché credo che siano delle frasi molto significative che in maniera sintetica racchiudono quanto io forse vi ho detto in modo forse non brillante. La prima dice: la nostra terra inghiottita non esiste sotto i piedi, la nostra patria è una barca, un guscio aperto. E la seconda dice: potete respingerci, ma non portare indietro. È cenere dispersa la partenza, noi siamo viaggio di sola andata. Grazie.